Paolo II, quando chiamò al vescovo di Messina, Monsignor Marra, gli disse: vai a Messina che c'è una santa che sta lì in piedi. Una santa straordinaria, perché dopo circa due secoli dalla sua morte, nella ispezione che hanno fatto del suo corpo, l'hanno trovato il corpo incorrotto, per cui poteva stare in piedi, come infatti si vede. È stata la riformatrice della regola, della prima regola di Santa Chiara, cioè la reintegrata, è stata una riformatrice dei monasteri eccezionale. Lei entrò a 15 anni in convento, la chiamata è stata precoce e lei entrò nonostante avesse delle difficoltà e dei contrasti con il padre soprattutto e con i fratelli anche. Ed è una santa straordinaria perché è molto comunicativa. È comunicativa attraverso dei segnali, ecco l'incenso soprattutto, l'odore dei fiori, di rose, ma anche con visioni e apparizioni in sogno, anche senza che la persona sia sua devota. C'è stata una persona di Modica che aveva avuto modo di chiedere la grazia perché la sorella era stata molto male, era stata investita, eccetera, e lui aveva promesso di venire a Messina senza conoscerla, questa santa. Poi si dimenticò, non ci pensò più. Dopo circa un anno, due anni, ebbe in sogno questa immagine di una suora che gli diceva: bell'uomo di parola sei, avevi promesso di venire a trovarmi e ti aspetto ancora. I messinesi hanno una forte devozione per questa santa, si sente che questo afflato, questa spinta dei messinesi si manifesta in tante situazioni e le concessioni di grazie per la sua intercessione sono veramente tante. La nostra terza figlia, appena a 20 giorni dalla nascita, ha avuto una epitimpanite che non era stata riconosciuta e che quindi l'ha portata ad uno stato di gravità notevole, per cui è stata ricoverata e minacciava la malattia di compromettere il sistema nervoso in una maniera seria. Per cui, preso dall'angoscia, io andai subito, venni qui al monastero e chiesi delle preghiere alle suore e l'intervento della santa. Io non conoscevo Sant'Eustochia perché venivo da Bari e quindi non avevo quella grande devozione. Disse che si era affidato a questa santa. Ecco, io sì, ero fiduciosa, però diciamo non troppo, non mi facevo illusioni. Un pomeriggio che riuscii ad avere una sostituzione, andai a casa anche per prendere alcune cose che mi servivano. E notai che soprattutto nell'ingresso c'era un fortissimo odore di incenso e la cosa mi colpì. Tornai in ospedale e dimenticai completamente la cosa, proprio anche perché vedevo la bambina molto agitata che stava male. Venne l'infermiera con una assistente puericultrice che, entrando nella stanza, ecco, la prima cosa che disse: ma sentite questo odore fortissimo di incenso? Io immediatamente collegai la cosa alla mia esperienza del pomeriggio. Da questa nuova situazione, ecco, forse cominciai a sperare veramente, perché pensavo che ci fosse l'intercessione della santa. Insomma, nel giro di una settimana, non so, 10 giorni, ecco, la bambina venne dimessa e poi pian piano si è ripresa.
molto, mi ha avvicinata moltissimo e insomma Sant'Eustochia rappresenta tante cose per me. Io incominciai a frequentare l'asilo qui proprio all'Annunziata, che come tutti sappiamo, noi messinesi soprattutto, è la terra della Santa. Sant'Eustochia nacque qui. Frequentavo il monastero e ogni pomeriggio si scherzava, si stava insieme, però anche si pregava e quindi ci si riuniva e poi si sentiva la messa. Le suore mi vollero subito bene, ecco, e mi presero quasi sotto la loro protezione. Io sono stato ordinato intanto il 16 luglio del 1994. I superiori di quel tempo si riunirono e decisero, ecco, dissero: chi meglio di te può avere in dono questa, la guida della nuova parrocchia, della leggenda parrocchia di Sant'Eustochia Smeralda. Il terreno, eccolo qui, è alle mie spalle, un terreno dove ovviamente non c'era nulla, proprio nulla, ma il 24 ottobre 1996 ci radunammo proprio qui e l'arcivescovo mi presentò lì, a quel tempo, dinanzi a tutta la gente presente, dicendo: il nuovo parroco da ora in poi è padre Gianfranco Cittadini. Le suore ci regalarono una reliquia di Sant'Eustochia che con dentro la pergamena in un tubo contenuto fu posto proprio dentro la prima pietra. La chiesa iniziò a sorgere, però dobbiamo anche ammettere con un po' di difficoltà. Difficoltà burocratiche, difficoltà idrogeologiche e quindi ancora attualmente, come si vede, questa chiesa penso che sia a metà strada. Andai per più di un anno intero, no? Perché le case erano e sono tante, adesso peggio ancora, andai a visitare le famiglie, benedire le case. Nel contempo poi, alla fine di quella settimana, la domenica, celebravo in quella cooperativa che io durante la settimana avevo visitato. Poi, in effetti, pregando sempre la Santa di potermi aiutare un po' a trovare almeno una stanza, qualcosa, finalmente lei, come al solito, venne incontro a questo richiamo di questo suo figlio e di questi suoi figli qua dell'Annunziata. Speranza, dormi speranza mia, riposa e pensa. Questi sono, diciamo, locali di piano terra di un condominio che la curia ha affittato in attesa della chiesa edificio, mentre noi siamo impegnati nella costruzione della chiesa spirituale, quella non ha bisogno di strutture. Una volta erano campagne, ecco, agricoltura, praticamente uliveti, aranceti, limoneti, e poi la città di Messina si è espansa. Man mano che si è sviluppata la spiritualità della monaca Eustochia Smeralda, ecco, la gente mai ha dimenticato che questa era la vallata della sua nascita. Questo è un dipinto storico per noi, molto prezioso, perché è stato fatto nell'occasione in cui il beato Giovanni Paolo II è venuto qui a Messina e ha canonizzato la beata Eustochia Smeralda Calafato. Nella nostra chiesa certamente va il suo posto di onore, perché sia perché è l'immagine della patrona, sia per il motivo storico legato proprio a un papa che sarà santo. Fatti da